Ciao a tutti del Re Leone, come vi avevo detto oggi primo video in trasferta. Dove sono? Sono all'osservatorio astrofisico di Asiago, come potete vedere. Quello è l'osservatorio della località Pennar. Lì dentro c'è un telescopio di 1,42 m, ma non è qui che oggi, questa sera, andrò a fare la mia prima osservazione. L'anno scorso i miei compagni ci erano già venuti, ma indovinate dove ero? In ospedale. E quest'anno ho l'occasione di recuperare quell'esperienza che avevo perso. Più tardi andremo sulla cima Ekar, che è un monte qui vicino. Lì c'è un telescopio più grande di 1,82 m e vi mostrerò quanto è grande effettivamente. Ci salirò sopra e vi farò vedere i due specchi. Si aprirà la cupola e vedete, il tempo non è troppo clemente. Speriamo non sia nuvoloso questa sera, in modo tale da poter vedere qualcosa di bello. Ci vediamo dopo. Ah, questo è il telescopio, questa è la cupola che stiamo vedendo aprirsi in diretta. Il cielo non è dei migliori. Vedete, ormai le cupole non sono più di quel tipo che si apre completamente, non è proprio una cupola vera e propria, ma una fenditura che si apre. E qui saliamo sopra al telescopio e andiamo, vi faccio vedere lo specchio di 1,82 m, che è quello primario. Questo è lo specchio che raccoglie tutta la luce di 1,82 m, e questo è lo specchio secondario che serve per focalizzare l'immagine e poi poterla osservare sugli strumenti. Qui adesso la cupola è in rotazione. Qui notiamo che lo specchio ha delle gocce di pioggia sopra ed è sporco. E qui la cupola che ruota e va a posizionarsi in direzione dell'oggetto che poi questa sera osserveremo. Questo è il telescopio Galileo. Vedete, la struttura è alta circa 6 metri in totale, nonostante lo specchio sia solo di 1,82 m. Qui il professore mentre posiziona la scala ci spiega che questo è il più grande telescopio sul territorio nazionale italiano. Buongiorno, sono da poco passate le 12, mi sono appena svegliato. Siamo andati a letto abbastanza tardi, ma perché abbiamo fatto il possibile per poter osservare. Come vi avevo detto, il cielo non era clemente, non lo è stato, fino a tarda notte in realtà. Poi si è aperto, ma l'umidità era tale da non poter aprire, era troppo pericoloso aprire il telescopio con quell'umidità. Abbiamo fatto lezione, sui telescopi. È stato bello fare una lezione universitaria alle 11:30 del sabato sera, un'esperienza. Siamo stati comunque fortunati perché verso la fine delle osservazioni abbiamo potuto guardare il cielo semplicemente a occhio nudo, si era aperto e quindi abbiamo visto Orione, abbiamo visto Aldebaran, che è una stella gigante rossa, che normalmente si vede anche da casa mia. Il problema è che, o meglio, la cosa bella è che qui si vede talmente bene che si vedeva molto il fatto che fosse tanto rossa rispetto alle altre stelle. Abbiamo visto uno sciame meteorico che proprio in questi giorni ha il suo picco, molto frequente, poco visibile in realtà, quindi proprio erano piccolissimi filamenti, ma qui il cielo limpido verso le 3 ha permesso di vedere questo sciame. Ci è dispiaciuto un po' non poter vedere nulla al telescopio gigante perché è un'esperienza davvero rarissima poterlo fare, però comunque essere qui per la mia prima volta da futuro astronomo è stata una gran bella esperienza, nonostante l'incertezza del tempo, ma come ha detto il professore poteva andare decisamente peggio, quindi guardiamo sempre il lato positivo. A questo punto, prima di salutarvi, faccio appunto nomino i vincitori, che sono per le condivisioni Viola Gregorini e per i commenti Fausto De Salu.
Ora torno a casa, penso che dormirò ancora un po' oggi pomeriggio e poi mi metterò al lavoro sul terzo episodio che so che aspettate in molti. Ci vediamo presto.